Ciao ragazze, ritorno con un nuovo video e dentro questa bustina di coin piccolina ci sono tutti i campioncini che ho utilizzato nel periodo soprattutto di ottobre, novembre e dicembre. Il video sarà composto di tre sezioni: i campioncini che ho ricevuto nei negozi, quelli che invece mi sono arrivati a casa per posta e quelli che ho trovato all'interno dei giornali. Perché faccio questo? Perché così voi avete modo di capire quali marchi potete trovare o all'interno dei giornali o all'interno di qualche iniziativa di Facebook o di internet che potete farvi spedire a casa direttamente. Lo faccio perché tutte noi, se vogliamo provare qualche prodotto, possiamo richiedere i campioncini anche se non siamo YouTuber. Molte aziende non sanno che i campioncini poi arrivano nelle mani o di YouTuber o di persone normalissime che non hanno né blog né un canale YouTube. Io vi faccio vedere cosa ho potuto ricevere e cosa ho utilizzato e se c'è qualcosa da menzionare, qualche cosa da dire su qualche prodotto, alla fine delle categorie mi vedrete parlare nello specifico di alcuni prodotti. Passo quindi ai video, ai spezzoni dei prodotti che ho ricevuto tramite i negozi, quindi con gli acquisti. Adesso vi mostro i prodotti che ho utilizzato e che mi sono arrivati per posta a casa. Guardate attentamente i marchi perché può essere che tra qualche mese le stesse aziende ripropongano le iniziative che hanno fatto quest'anno. Molte ho già avuto modo di richiedere i campioncini e sarà la seconda o terza volta che mi arrivano da loro, sempre prodotti diversi, ma sempre dalla stessa azienda. State attente. Thank you.
Degno di nota sono i campioncini che potete richiedere con dei coupon che potete scaricare, stampare e presentare in farmacia della Vichy. Io vi prendo a riferimento i due contornocchi che poi non mi sono più di tanto piaciuti perché mi pare di mettere qualcosa di plastica qui sotto e non mi idrata tantissimo l'occhio. Infatti con questo ho avuto la possibilità di provarli, ma sicuramente non li prenderò in farmacia. Ho potuto provarli e capire che non fa per il mio tipo di pelle. Non mi piace perché mi rende, come vi dicevo, questa parte, quindi dove applico il contorno occhi, molto plastificato, mi tira ma non mi nutre a fondo la pelle del viso. Eppure, anche se non mi piace questo prodotto, sono stata veramente contenta delle iniziative e dell'idea della Vichy. Ultima parte sono tutti i campioncini che ho potuto utilizzare perché comprando i giornali ho trovato qui e lì in qualche pagina di qualche pubblicità dei campioni. In questo video vedrete molti campioncini che ho trovato sui giornali. Un po' perché a me piace spulciare qua e là sui giornali per vedere se riesco a trovare qualcosa di interessante. E due perché molto spesso erano quelli che avevo subito a portata di mano e perciò sono stati anche i primi che ho utilizzato e quelli che ho utilizzato in una grande quantità. Vi faccio vedere quello che ho potuto riscontrare e trovare con i giornali. Quello che mi è balzato all'occhio sono stati i campioncini della Alien di Thierry Mugler. Io questi campioncini ho avuto modo di averli già provati in flaconcini quando andavo soprattutto all'Unix di Via Olivi quando me li davano, anche con un acquisto irrisorio di 10 euro. Quei campioncini che utilizzavo molto spesso non mi piacevano perché non profumavano a lungo e invece con il monospruzzo che ho trovato in tre giornali diversi di questo profumo, ho potuto
spruzzarmi e avere il profumo per tutta l'intera giornata e non capisco come mai dalla boccetta non sentivo niente, invece da un monospruzzo che trovo sui giornali mi faccio tutta la giornata, ma veramente tutta la giornata. E alcuni, questo non più di tanto, però ce n'era uno, no, questo qua centrale, questo centrale profuma ancora una cosa assurda. La profumazione non è la mia, infatti non andrei più di tanto a comprarmi il flaconcino o il flaconcione proprio. Non andrei a comprarmi il profumo, uno perché ne ho e due non è la mia profumazione. Inoltre non andrei a prenderlo perché io rimango sempre su Chi Vorrà perché sulla boccettina non sento il profumo. Invece da questi mono spruzzi che ho potuto provare, il profumo mi è durato tutta la giornata e io non so, è una cosa troppo diversa. Io con questi profumi, quando li ho utilizzati, la gente sentiva che profumo avevo. Non so, non riesco a darmi una spiegazione plausibile. E queste mono spruzzate di Alien sono state una scoperta assurda. Non ne avrei mai pensato che potessero profumare così tanto, profumarmi e sentire questo profumo per l'intera giornata. Se l'avete trovato in qualche giornale, ditemi anche voi se avete riscontrato che questo profumo era veramente super intenso, ma tanto. Ho finito per questo mese tutti i campioncini che dovevo farvi vedere, già sto utilizzando e iniziando qualcos'altro e soprattutto me ne porterò via parecchi per Capodanno, così occupo meno spazio nella mia beauty case. Se avete anche voi utilizzato, se vi piace utilizzare i campioncini, ditemi voi cosa ne pensate di questi piccoli formati. Io li uso, non li butto via, certamente non di tutti. Posso dirvi qualcosa, soprattutto se avete visto gli spezzettoni. Quelli sono prodotti che ho utilizzato bene, sono stata contenta, ma non posso dirvi mi ci sono trovata bene o mi ci sono trovata male, perché con una sola bustina io veramente faccio fatica, soprattutto per i capelli. Una bustina da 10 ml, io neanche mi ci lavo tutti i capelli che ho, quindi capitemi che sapete forse anche voi meglio di me che con un solo campioncino è un po' difficile capire se poi dopo è possibile o ci piace quel prodotto tanto da acquistarlo nel formato più grande o se proprio non ci è piaciuto. Non abbiamo un giusto metro di valutazione. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!